Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è giovedì 21 novembre, sono le 7:33 e cominciamo come di consueto il nostro appuntamento con i giornali con un primo sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Vediamo con quali notizie apre questa mattina il Resto del Carlino. Si comincia con la cronaca e si torna ancora una volta sull'omicidio di via del Ciclamino, perché ci sono delle novità, in particolare sui vestiti di Pierina. Da una nuova analisi è emerso il DNA di due donne, mentre invece, questa è l'altro elemento di questa notizia, nessuna traccia biologica di Luis da Silva, che è al momento il principale indiziato. Si continua con la cronaca anche nella fotonotizia per una commemorazione, perché sono passati 30 anni dall'arresto di Roberto Savi. Si parla ovviamente del caso della Uno Bianca. Proprio 30 anni fa ci fu l'arresto, oggi la commemorazione delle vittime. A parlare è Luciano Baglioni, il poliziotto che ebbe un ruolo cruciale nelle indagini. Fu uno shock scoprire che era coinvolto un collega. Queste le parole riportate nella foto di apertura. Continuiamo con la cronaca, siamo in colonna, follia Marina Centro, commerciante preso a pugni da rapinatore per pochi euro. E poi la politica, perché dopo le elezioni ora Rimini spera in un assessore. I nomi che vengono portati sono quello di Andrea Agnassi e di Alice Parma. Nel taglio alto ritroviamo invece lo sport, il successo azzurro nella Billie Jean King Cup. Bronzetti, regina del tennis, da Verucchio al trionfo di Malaga con la nazionale italiana. Continuiamo, siamo ancora in colonna, si parla di maltempo, il Garbino dei giorni scorsi e di questa notte flagella l'entroterra, raffiche fino a 140 km orari e anche numerosi episodi di grandine sul territorio. E continuando sull'argomento, si scava nel Marecchia contro il rischio di nuove piene. Vediamo le ultime notizie che il Carlino ci presenta in prima pagina. Si parla di cultura, sarà a Rimini Salvatores, il regista, per presentare il suo ultimo film che entra nel regno di Fellini. E poi da Riccione è in allestimento la ruota panoramica per le feste di Natale. Questa quindi l'apertura del Carlino. Diamo uno sguardo alle notizie invece scelte dal Corriere Romagna per l'apertura di oggi, e ritroviamo proprio nel taglio alto la cronaca, a partire dalla rapina al mini market. Arrestato 21enne che ha preso a pugni sul volto l'uomo di 64, il titolare di 64 anni, scusate, il titolare del mini market per pochi euro. E poi il giallo di via del Ciclamino, appunto un nuovo test, Pierina, due DNA femminili, ma manca quello di Luis. Secondo i legali, quindi da Silva, non è collocabile sulla scena del crimine. La fotonotizia invece ci racconta un'altra storia, una storia molto particolare, la storia di un club che tifa, un club di tifosi che appunto tifa San Marino, con San Marino Calcio, con un nome davvero molto particolare, mai una gioia per insomma le difficoltà che la squadra affronta. Si parla poi di altre difficoltà, quelle finanziarie di tanti commercianti, in particolare la chiusura
di un negozio storico. Siamo in centro a Rimini, dopo 65 anni chiude Helios. E poi anche sul Corriere ritroviamo la Uno Bianca, il caso di 30 anni fa, raccontato appunto sulle pagine del Corriere di oggi, e poi una storia, l'avvocata e lo chef, nuova vita a Miami. Per quanto riguarda la politica, invece, il Corriere va già oltre quello che abbiamo visto sul Carlino. Se nel Toto Giunta si faceva appunto il nome di Gnassi e di Alice Parma, pare che il deputato del PD si sia già chiamato fuori. Dice: resterò a Roma per onorare il patto con gli elettori. Vediamo infine le notizie di sport e cultura, sempre dalla prima pagina del Corriere Romagna. Lucia Bronzetti vince e l'Italia trionfa. E invece il Rimini ora può contare sul miglior piccoli. Siamo ovviamente per quanto riguarda il calcio. Infine Salvatores parla del film scritto da Fellini, che ritroviamo quindi anche sul Corriere. Queste le notizie di apertura di oggi. Adesso cominciamo a sfogliare il giornale e leggiamo un pochino più in dettaglio le news di oggi. Il Carlino apre con il caso Pierina. Colpo di scena, trovati due DNA femminili sugli indumenti della vittima. Il perito del tribunale ha isolato nuove tracce biologiche differenti tra loro. Non sarebbe stato rinvenuto invece materiale riconducibile a Da Silva sui reperti della 78enne della vittima. Un riscontro, continua il Carlino, che oltre a collocare appunto sulla scena del delitto nuove figure, esclude l'unico indagato, Luis Da Silva. Non sarebbe emerso infatti il profilo genetico del 34enne accusato di omicidio volontario pluriaggravato sugli indumenti appartenuti alla povera Pierina. Nemmeno il nuovo laser fatto arrivare appositamente dagli Stati Uniti ai laboratori dell'Università di Tor Vergata di Roma per amplificare le tracce sui reperti avrebbe fatto emergere DNA utilizzabile in tal senso, anche se Da Silva era stato arrestato a luglio, già prima che gli esami scientifici sui reperti potessero fornire evidenze, bensì sulla base di quelli che la procura ha definito gravi e concordanti indizi di colpevolezza a suo carico. Questa quindi al momento la situazione delle indagini. Il passato che non passa, questo è il titolo che il Carlino dà alla storia della Uno Bianca 30 anni dopo. A parlare qui è Luciano Baglioni. Arrestare Roberto Savi fu la svolta, ma anche uno shock. E poi racconta alcuni momenti di quelle indagini, in particolare in A14 a Cesena, lo scontro a fuoco sembrava la guerra del Vietnam. Ricordiamo poi in mezzo a questa lunga intervista anche la storia della Uno Bianca, un incubo lungo 7 anni, 103 crimini commessi, 24 persone freddate barbaramente, altre 114 ferite, davvero numeri da bollettino di guerra. Questo l'incipit della storia che il Carlino riporta appunto riguardo alla Uno Bianca, con anche foto di repertorio. Ci sono poi, vengono poi estrapolate delle dichiarazioni da questa lunga intervista. È un caso chiuso, ma se i familiari delle vittime vedono aspetti su cui far luce, è giusto continuare ad approfondire. E poi ancora, catturare i tre fratelli non fu fortuna, ma frutto di un lavoro duro e minuzioso sui dettagli della vicenda.
Cronaca, negoziante preso a pugni, massacrato per 3 euro. Una feroce rapina nel mini market della famiglia Zhang in Viale Principe Amedeo. Arrestato un 21enne marocchino che voleva rubare patatine e aranciata. Questo il, diciamo, il veloce riassunto. Leggiamo qualcosa in più. L'allarme è scattato intorno alle 14 quando l'uomo è entrato nel negozio iniziando a girare tra gli scaffali con aria sospetta. Ha preso appunto un pacchetto di patatine, una lattina di aranciata, valore 3,50 euro, e ha cercato di nasconderle sotto la felpa uscendo senza pagare. Il titolare si è avvicinato chiedendogli di consegnare la merce. Il 21enne a quel punto ha perso completamente la testa e lo ha colpito con 5 pugni in faccia. Il padre di Jie, che è il ragazzo che ha raccontato poi la storia, facendogli perdere i sensi. Dopodiché l'uomo si è dato alla fuga, ha cercato di rubare anche una bicicletta, ma è stato fermato dalla polizia ferroviaria, mentre nel frattempo il titolare del mini market aveva già allertato i carabinieri. Continuiamo e siamo a pagina 6, si parla di lavori per affrontare le prossime piogge, le prossime situazioni di maltempo che sempre più spesso causano alluvioni o comunque caduta di quantità d'acqua che il territorio fatica a assorbire e a far passare. Per questo aumentano gli scavi sul Marecchia per dare più portata. I lavori avviati dalla regione serviranno a contenere i rischi in caso di forti piogge. Il letto del fiume è ripulito da piante e ghiaia, un intervento finanziato con 380.000 euro. Rimini può sperare in un assessore, si parla di politica dopo il voto dei giorni scorsi, le sirene di De Pascale per Gnassi, ma anche la Parma può sognare. Il turismo potrebbe andare al parlamentare, ma Gnassi ha già fatto capire che vorrebbe restare a Roma. Uno scenario quindi aperto. Se verrà promossa l'ex sindaca, si parla di Alice Parma, potrebbe avere la cultura, l'appetito invece fuori dai giochi, ma avrà un ruolo di peso in consiglio. Quindi insomma, scenari tutti ancora da sciogliere. Proseguiamo e si parla di istruzione. La classifica delle scuole e degli istituti superiori di Rimini: Einstein primo tra i licei, ma la testa, esame superato. Eduscopio ha pubblicato le valutazioni degli istituti, bene il Giulio Cesare per le scienze umane, il Valturio è in testa nell'indirizzo economico. Poi un'altra nota interessante: i ragazzi diplomati all'alberghiero ottengono in media il loro primo contratto dopo 133 giorni dall'uscita del percorso scolastico. È stato presentato ieri Anticorpi contro le mafie, 8 giornate di incontri per parlare di legalità. Tra gli ospiti il giornalista Trincia e Agnese Moro, figlia dello statista ucciso. Una serie quindi di appuntamenti che cominceranno sabato alle 18, poi proseguiranno per i prossimi giorni, dedicati appunto a questo tema di grande attualità. Ci spostiamo adesso a Riccione, dove il tema di apertura di oggi è la ruota panoramica che arriva per Natale, un'installazione di 55 metri che è quella che in estate si trova sul Porto Canale di Rimini. Adesso appunto arriva a Riccione per Natale, ma rimarrà fino al 31 marzo, quindi una occasione insomma per vedere anche Riccione dall'alto.
Si parla poi di riqualificazione, aperto il cantiere in Viale Parini, l'intervento segue quello di Viale Bellini, nuove banchine e un muro di contenimento delle piene. Diamo le altre notizie che arrivano dal territorio, Cattolica e il suo entroterra, la furia del Garbino flagella l'entroterra, raffiche di oltre 100 km orari, danni soprattutto in Valconca e a San Marino, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco. E poi da Bellaria, Sara Foschi, responsabile della missione e pace, della sezione missione pace della Papa Giovanni, si racconta: io portatrice di speranza. La missionaria è stata ospite della trasmissione A Sua Immagine, dove ha ripercorso la propria vita a servizio della Papa Giovanni. Sant'Arcangelo, cura di 200.000 euro per l'ospedale, sistemiamo il padiglione storico. A parlare è il sindaco Filippo Sacchetti. Nuovo cantiere al Franchini, stop ai parcheggi di Piazza Molari fino all'estate. Verranno rifatti i viali e anche la facciata, e ormai sono stati completati invece i lavori all'obitorio. San Marino, donne, corsi di difesa e camminate, il Titano dice stop alla violenza e presenta le iniziative organizzate per la giornata internazionale di contrasto alla violenza di genere il prossimo 25 di novembre. Le tre torri da lunedì si coloreranno di arancione. La segretaria Mularoni dice il nostro obiettivo è costruire una rete di prevenzione e sensibilizzare. Arriviamo alla pagina degli spettacoli, a parlare il regista Gabriele Salvatores, che sarà lunedì al Cinema Fulgor di Rimini e martedì al Cine Palace di Riccione per presentare il suo ultimo film con protagonista Pierfrancesco Favino, Napoli, New York, e racconta come questo lavoro sia stato ispirato da Fellini, anzi che sia stato proprio tratto da un soggetto del regista riminese. Chiudiamo con lo sport, l'apertura è proprio del trionfo italiano in BJK Cup dopo 11 anni, ragazze da leggenda, quindi si apre con il tennis. L'Italia balla sul mondo, quinto titolo per le azzurre, Slovacchia KO grazie a Bronzetti e a Jasmin, e oggi tocca a Sinner e Co nei quarti di Davis contro l'Argentina. Vediamo invece il calcio, Rimini vs Pesaro, 85 anni di storia con il Neri quasi sempre amico. I precedenti dicono Romagna, 14 le vittorie della squadra di Piazzale del Popolo in 32 gare giocate. Con lo sport arriviamo in chiusura di questa prima parte di Rassegna Stampa, adesso ci prendiamo una brevissima pausa, poi torniamo qui per continuare sulle pagine del Corriere Romagna, tra poco.
Rieccoci in diretta dagli studi di Radio Icaro Icaro TV, sono le 7:55 e riprendiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina. Ci siamo spostati sul Corriere Romagna, che apre con una doppia pagina un focus che ci racconta della Uno Bianca, la storia dei fratelli Savi e soprattutto le indagini che portarono al loro arresto. Vediamo anche proprio a colpo d'occhio la pagina con le foto, le interviste e anche la cronologia di quanto è successo. In particolare nell'intervista che viene fatta a Daniele Paci, che al tempo coordinò le indagini del pool Interforze, che all'inizio del novembre del 94 fermò per sempre la banda di assassini, si dice che oggi alle 9 all'hotel Ambasciatori di Rimini ci sarà un evento proprio per i 30 anni degli arresti che sgominarono la banda della Uno Bianca, a cui parteciperà appunto Daniele Paci insieme a un centinaio di studenti in platea, a cui verranno raccontati quegli anni. A pagina 4 la storia che il Corriere ci ha proposto anche in prima pagina, una storia particolare, la brigata Mai una gioia, ora e sempre, c'è tutto un mondo che tifa San Marino, il gruppo le cui fila sono tenute da Daniele Dei, empolese trasferitosi in Emilia, non cambierà nome nonostante ora che la nazionale allenata da Cevoli ha centrato la promozione in Nation League C, e racconta però come è nata questa passione e anche il modo goliardico con cui i tifosi di San Marino seguono le vicende della squadra, un modo sia appunto goliardico ma anche appassionato e sportivo. Il fatto del giorno, si torna quindi alla cronaca, spuntano due DNA femminili, si parla del giallo dell'omicidio di via del Ciclamino, il maschile invece non comparabile e la difesa dice Da Silva non era lì. Nemmeno il crime light fatto arrivare dagli Stati Uniti fa luce sul profilo genetico. I legali quindi di Da Silva rilanciano: il nostro assistito non è collocabile sulla scena del delitto. Rapina con pestaggio al mini market, mio padre è picchiato per una aranciata, un 21enne in arresto è stato rintracciato mentre tentava di mettere a segno un altro furto. A pagina 8 si parla di sanità, CAU, oltre 11.000 accessi nei primi sei mesi, così è calato il lavoro al pronto soccorso. Il dirigente medico e cure primarie dell'AUSL, Sciamanna, dice: per ora stiamo andando bene anche se qualche difficoltà d'organico c'è, oltre ad una componente di infermieri fissi ne abbiamo un'altra a rotazione. Vediamo allora alcuni numeri del CAU, oltre 11.000 accessi in sei mesi, questo è il dato di apertura, scendendo invece in periodi più ristretti. Nell'ultima settimana abbiamo registrato 403 ingressi, 60 al giorno contro i 280-350 del periodo invernale del pronto soccorso. Nei periodi di picco tra luglio e agosto possiamo aver toccato anche il doppio degli accessi, quindi siamo attorno ai 120 al giorno contro i 320 ingressi medi, con punte anche di 400 sempre del pronto soccorso, con tempi medi di attesa fino ad un'ora e mezzo rispetto ad una media di 45 minuti tra maggio e ottobre. Questo è quindi l'andamento dei CAU a pochi mesi dalla loro apertura. Giunta De Pascale, lavori in corso, assessorato al turismo Gnassi si defila, resto a Roma, per me è un impegno con gli elettori.
quindi il Totonomi fra i riminesi si restringe. Al momento rimane favorita Alice Parma grazie alle preferenze, ma potrebbe essere indirizzata sulla cultura, quindi staremo a vedere come si scioglieranno questi nomi. Monopattini, casco e assicurazione, il rischio è che così spariscano. Si parla ovviamente dell'applicazione del nuovo codice della strada, intervengono gli assessori Magrini e Frisoni sulle regole in arrivo, ci sarà, dicono, la difficoltà concreta nella applicazione. Elios chiude in centro dopo 65 anni, un'attività, siamo proprio nel centro di Rimini, in via 4 novembre, troppe spese, una decisione sofferta. La titolare Sacchetti dice: il negozio aveva un'anima, ma adesso tra commesse e affitto da pagare non riusciamo più andare avanti. Una decisione sofferta per una chiusura ormai imminente. Dal 1959, raccontano, la nostra è una famiglia allargata. E poi aggiungono: è triste che vengano meno tante realtà come la nostra, conduzione familiare, dove le persone trovano ancora un'isola di cordialità e ascolto. Siamo quasi in chiusura, vediamo gli ultimi titoli. Anche il Corriere ci presenta Anticorpi contro la criminalità, festival nel segno di Moro e Borsellino. Da Riccione invece: scuola panoramica, cantiere fermo da tempo, si lavora però alla ripartenza. Il comune incarica un architetto per valutare la situazione, il progetto di riqualificazione potrebbe anche essere rivisto. San Giovanni in Marignano, ladri a Pianventena e Isola di Brescia, residenti preoccupati. L'assessore dice: tante segnalazioni, abbiamo allungato il servizio di polizia locale e attivato anche il Targa System. Anche il Corriere, a Sant'Arcangelo ci parla dell'ospedale, avanti i lavori al padiglione Lazzarini, un intervento da 200.000 euro che durerà 6 mesi, e nel 2025 la realizzazione degli spogliatoi per il personale. E con questa notizia arriviamo in chiusura con la rassegna stampa di questa mattina. Io vi ringrazio per aver sfogliato i giornali assieme a noi. Adesso ci prendiamo pochi minuti di pausa e poi torniamo qui per il TG del mattino. Rimanete lì.